E io mentì. Io l'ho fatto. Ma tu sei una merda. Come cazzo fai? Beh, innanzitutto stai molto tranquilla. Io ho mentito. Bravo, traditore. Ciao ragazzi, benvenuti a una nuova puntata di Vita Buttata. Oggi mi farò una chiacchiera con la mia amica Camilla. Ciao a tutti. Ma dove devo guardare? Le telecamere. Allora, quella è la tua. Questa è la mia. La tua dedicata. Quella lì è la nostra. Ok. E quella lì può essere la tua se io rubassi la tua. Certo, cioè se io voglio parlare comunque al pubblico posso anche fare così. Ciao. Puoi fare anche questa cosa. E tutto quanto ovviamente ragazzi da casa lo dico analcolico. Io ti faccio un gin tonic. Un gin tonic. Oggi ho chiesto consigli d'amore, cioè quella roba un pochino legata agli ex strandi, roba così, perché comunque tu, oltre a essermi comunque fedele compagna e amica, e anche un po' esponente della moda, quadrilatero, al centro ci sono io. Però allo stesso tempo, col fatto che stai scrivendo il secondo libro a due passi da noi, e che si può fare come spoiler, giusto? Sì, sì, è la storia di questi due amici che poi alla fine si innamorano. E niente, poi dopo lui muore però. Sei la prima persona che mi dà una mano a mescolare, lo sai? Sei una signora. Io sono umile. Fa troppo strano versare del gin tonic in una tazza da tè. Comunque gin tonic analcolico. Sì, analcolico. Ma perché dite questa farsa? Alla tua? Alla nostra. E adesso possiamo partire con Vita Buttata. Mi piace perché questa mi sfonda la quarta parete. Ciao, sono Clelia dalla provincia di Bolzano. Perché questi uomini praticamente stanno insieme da anni a donne con cui magari fanno sesso una volta a settimana, donne che non glielo prendono in bocca e non vedono l'ora di trovare una che sia spudorata, che faccia voglia fare sesso tutti i giorni, che glielo prenda in bocca quando vogliono loro. Quando poi la trovano si stancano o comunque dopo diventa tutto troppo. Se mi spiegate perché siete così? Io sarò sincera, a me tutti i giorni mi rompe il cazzo. Cioè, voglio proprio dirtelo con lo stesso. Secondo me, come tutte le cose, sono belle se centellinate, mi verrebbe da dire. Il troppo stroppia in tutte le cose. Tu immaginati una relazione di 6 anni dove tu timbri il cartellino tutte le mattine. Se poi esiste qualcuno che dopo 6 anni di relazione comunque trova tutti i giorni, a parte che chapeau. Quindi tu non hai capito la domanda. Invece perché lei è l'amante. Clelia, ma in che senso? Ma non è vero, non l'ha mai detta questa cosa, è una fantasia tua. Perché ci sono degli uomini che stanno con donne con le quali lo fanno una sola volta a settimana? Qua stiamo facendo dietrologia. Camilla. E poi cercano quelle che glielo prendono in bocca. Beh, innanzitutto stai molto tranquilla. Io ho tutto il mio armamentario che adesso non sto qua a sciorinare. Se tu... No, però se mi entri nella metafora... Non ci credo. Lo so ragazzi, che facciamo? Rifacciamo con Clelia? No, col cazzo, no. Tutto da capo. Ciao Guglielmo, ciao ospite Claudio. Chissà. La prima volta che la mia prima ragazza mi lasciò, io ero innamorato follemente e quando mi lasciò mi confessò di aver baciato un'altra persona. E quindi così in lacrime le chiesi più volte se, insomma, oltre al bacio ci fosse stato altro. Lei mi disse che non c'era stato null'altro e io la ringraziai. Che dire, follettine e follettine. Chi non ci è passato, dai? Anch'io mi sono trovata ad essere la fidanzata. Lui mi fece la stessa domanda e io mentì spudoratamente. Dissi che c'era stato un bacio. Io in realtà ho già affrontato questa discussione con te in passato su questi schermi. Io ho mentito. Rivediamo un attimo l'RVM. RVM. Mai non tradito. Boom! No. Sì. Se tu dici sì, vuol dire che non hai mai tradito. Sei una persona così bella. Bravo, traditore. Questa è la persona che scegliete di seguire. E allora da domani, Vita Buttata, lo condurrò io. Grazie Guglielmo, lo ringraziamo. Questa è una storia tragica ma con una piccola rivincita finale. Perché dopo 4 anni di relazione con la mia ex, di cui uno di convivenza, e appena dopo una settimana averla portata a casa dai miei, decide di mettermi le corna e lasciarmi malissimo. Adesso a distanza di 7 mesi mi scrive che mentre ha letto con quella lì pensa me e questo l'aiuta a venire. Io l'ho fatto. Ma tu sei una merda. Ho ripensato a degli ex o persone con le quali c'era una fortissima intesa sessuale per... Tu hai ripensato a queste persone in quella determinata circostanza, ma questo non significa che vuoi tornare col tuo ex, ma anzi che forse la, diciamo, ciò che ti tiene legato è il... Capite? Non l'amore. Quel determinato pensiero che ti coadiuva la
lo sparo. Secondo te, per fare tipo le uscite sono qui, qui e qui, in realtà hanno preso un italiano che parlava normalmente. Hanno chiesto, adesso, tu non mi devi assolutamente giudicare. Ascoltare, ok. Guglielmo Scilla è due persone diverse. Quando è qui con Camilla, e se dovesse pensare al sesso direbbe oddio che orrore, e quando invece è sotto un ponte a farsi sbattere come se fosse l'ultimo giorno sulla terra. Ma questo penso tutti, cioè nessuno è mai io parlo stessa. Per me però io vabbè parlo allora per me. Camilla Boniardi, ok, è dall'altra parte del ponte e sto saltando. Cioè, poi basta, però cioè non è che possiamo ubriacarci alle 4 con era... i Pampers mi sono ubriacato alle 10 di mattina, ma non è che era il giorno prima che poi sono venuti ad Amazon? No, perché ero, uno dei due l'ho visto male. Non ti credo. Allora, salute. Niente, praticamente era il primo appuntamento con questo ragazzo. La serata è tutto. A un certo punto della serata decidiamo così di farci un giro in macchina. Dopo poco ci fermiamo e cominciamo a parlare. Dopo poco incominciamo anche a baciarci. Lui nel mentre decide così di spingere nella mia bocca la sua gomma da masticare. In quel momento abbastanza schifato dell'accusa mi blocco e la sputo fuori. Con tutta sincerità gli dico, mi fa anche abbastanza schifo. Cominciamo a baciarci tutto il resto. Dopo poco si blocca e mi dice ti amo. Io con questo ragazzo non mi sono più sentita. So che dopo nemmeno un anno è sposato. Partiamo dall'inizio. Io ho leccato certi buci di c***o, sinceramente. Ragazzi, cioè, dai, la gomma da fratello, amici, non niente. Ma così. Però aspetta, se io avessi un bolo alimentare e te lo passassi, che orrore. Però riflettici, lo schifo è solo culturale, ma non batterico. È una... Sì. È un pensiero... Ma fanculo! Brava! Cioè, la tua è... Come si dice? È un preconcetto. Oh, okay. Che non ha base scientifica. Stacco. Ti amo. Ti amo. Ecco, lì mi è la storia mi è passata su un altro livello. Tu pensi che lui l'abbia detto per recuperare la questione gomma? O erano piani lui scissi? Lui è disperato. Partiamo dal presupposto che questo qui aveva un bisogno d'affetto enorme. E ti amo è un qualcosa che puoi solo dire sulla conoscenza. Tu puoi amare ciò che conosci e tu non conoscerai mai una persona davvero. Quindi tu non potrai mai amare veramente qualcuno. Se non? Te stesso. Che è la forma più alta d'amore. Per dare dei consigli, sì, ti spiego come è partita, bisogna saper ascoltare. Ma tu sei una che va oltre le parole. Questa è comunque una cosa che dice lui e pochi altri, quindi non vi fidate. Camilla ha la capacità di parlarti... Aspetta, dobbiamo fare un esperimento. Allora, ieri sono andato al supermercato. Allora, io tendo nelle situazioni dove sono molto concentrata, quindi è una cosa positiva. Cioè, se io sto parlando con te e io faccio questo, vuol dire che sono molto attenta a quello che stai dicendo. Se io invece non lo faccio, probabilmente sto pensando ai cazzi miei. Perché cos'è che fai? Tu lo ripeti e poi un omino ti dice, sì, ha detto sì, esattamente io questo. Io sono tipo Matrix, mi apri, c'è dentro un omino che dice, corretto, così. Quello era Men in Black comunque. Cosa ho detto? Matrix. Quindi, analcolico. Voglio provare a sfidare la campionessa. Regia ha ripreso il momento dove dice voglio sfidare la campionessa, perché poi lo mandiamo ogni volta che io non ne prendo una. Dobbiamo darci nomi tipo Sarabanda. Ok, io sono l'uomo sessuale. L'uomo sessuale, bello. Io sono la pettirossa. Schizzi come una biscia. Zitto come una biscia. No, sto cercando di capire anche il significato logico, che non c'è. Ma sto urlando? Schizzi. Tette. Che fai? No, schizzi. Senti. Stai parlando di bagno. Schizzi. Zitti come le bisce. Schizzi come una biscia. Sentiti come una biscia. Cos'è sentia? Amo palese che sentia. Sì? Ti, si, li, ci. No. Sitti. Schizzi. Chizzi. Sitti. Schizzi. Sitti. Ah, ma però zio! Cioè, schizzi! No, zia! Dai, zia, non sei capace, dai! La salsa barbecue. La senza marmatura. Della maionese. Si fa... La. Larghi. No, aspetta, aspetta. No, 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 è troppo lunga. Io vedo questo. La. La. Ce l'abbiamo. Salsa. Salsa. Barbecue. Barbecue. Sì, ma come cazzo parli?
barbecue. Perché tu non sei capace. È meglio? È meglio? Della maionese. Della maionese. Vabbè, grazie al cazzo. Lanciati. Ok. Io voglio un replay infinito. Io parlerò così. Ok. Perfetto? Perfetto per me. Ma perché sembra Valeria Marini? Ma sono come Valeria Marini. Eh? Ma sei sarda? Sono seria. Romizzi Travel Agency. Ah, Romizzi Travel Agency. No, bravissima. Mi piacciono. Mi piacciono i letti. I cazzi al lampone. I cazzi al lampone. Mi piacciono, piacciono. I ghiaccioli. No, un attimo, figa, non te lo metto. Mi piacciono. Mi piacciono. I lecca lecca. I lecca lecca al lampone. Quando si parla di. Ragazzi, dice sei un fro. Dice sei un fro come una quercia. Rimettilo indietro. Ho un callo sul collo che brilla. Ho un gatto sul collo che pilla. Ah, ho un callo sul collo che brilla. Ma che cazzo vuol dire? Un cazzo. Ma che l'ha scritto Luca Giurato, figa. Ma perché l'hai buttata la tua? Prova a spegnere. Prova a spegnere. E riaccendere. L'accendere. No, e riaccendere. Prova a spegnere e l'accendere. No, prova a spegnere e riaccendere. Prova a spegnere e riaccendere l'incendio. Hashtag Ascia. Hashtag Ascia. Ascia. Hashtag Acciac. Attack. Attack. Art. Attack. Vabbè, ma tu non le sai dire bene, no, le parole. No, 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 non è vero. Se ti parlo così, mi capisci? Capito? Se urli, ma sento, allora, le parole. Se parlo così, tu non senti. No, così no. Però così capisci quello, certo, che ti dico. Quindi parlo bene. Sì. Hashtag Ascia. Vaffanculo. Hashtag acidare. La campionessa. Haters. Edera. Haters. Ex. Haters. Ehi. Non è ehi, tipo ciao, ehi. No. Ehi. Ehi, guys. No, ehi. No. Una parola. Una parola. Però inizia ehi. Giusto questa parola singolare. Ehi. Haters. Ma che cazzo di parola è? Eiter! Ma dovrei già capirla questa parola da Eiter! Haters! Haters! Basta! Gli odiatori! No, aspetta! La parola è haters! Sì, sì! Basta, buttalo! No! Sta iniziando la canzone. Ma mi capisci se parlo così? No, così non ti sento. Ok, perfetto. Okay. Ma diventa strana, ma è con un altro accento. Si chiama. Ti amo. Sì. Sì. Chiama. Si chiama. Cornetto, non brioche. Cornetto, non brioche. Non brioche. Si applaudisce da sola, è tenera. Io. Io. Nella. Nella. Carbonara. Carbonara. Ci metto che saranno le cipolle. No. Brava, imbecille, no, non no, ci vanno. Un po'. Un poco di panna. Ce la metto. Ce la metto. Sì, ma tu mi vai oltre, mi indovini la fase prima. Perché è banale questo. Questi sono i tuoi autori, eh. Autori. Della carbonara. Io c'ho dei problemi con l'angelo. Perché tornano indietro? Date. Date. Me lo sentite anche voi? Il pane. Il pane. Al cane pazzo. È l'antipasto. È una pratica. È un prete. No, il pane. Al. Alle. Al. Cane. Cane. Pazzo. Pazzo, date il cazzo al pazzo cane. Date il pane. Date il pane. Al pazzo cane. E bravo, bravo anche a un uomo sessuale. Molto bravo, ma Petti Rossa mi sa che qui Petti ha spaccato Rossa i culi. È stata abbastanza brava, pensavo di fare meglio. Scoprirà invece a breve che hai un'altra voce e un altro accento quando hai le cuffie a voce alta. Che senso? Dada. Date. Dada. Dada. Ma no, che schifo, c'è un capello, levamelo. No, levami tutto, non solo il caffè. Levami sto iceberg che mi hai messo. No, non lo voglio. È un altro. Adesso me l'hai contaminato. Ma no, e allora bevi il mio. Va bene. Ma tu non c'hai più ghiaccio. Ma tu non hai bevuto un cazzo. Zia, e sto così secondo te normalmente? Ma tu scusami, è tutto... Ma no, sei stronzo, mi hai contaminato anche questo. No, ma quel capello orrendo effettivamente era proprio da un'altra parte. E le basse temperature, lo sai, uccidono i batteri.
Non rompere i coglioni! Praticamente la prima volta che sono uscita con il mio compagno siamo andati in Toscana perché lui era ancora fidanzato ed io non lo sapevo. C'avevo tantissima aria nella pancia, non potevo fare, non avevo proprio modo. Stava cercando sto ristorante lui. Fatto sta che a sto paese, in Toscana, nessuno sapeva dove cazzo stava sto ristorante. La terza persona che non sapeva dargli indicazione... Io sbotto a ridere e mi esce uno scureggione enorme e non sono più riuscita a fermarmi, niente, veramente, ho fatto una figura di merda atroce. Cioè, hai iniziato... Adesso noi ridiamo, però non si ride di queste cose. Quando c'è l'aria nella pancia è brutto. È morta la cantante per l'aria nella pancia, è finita all'ospedale la Ma cantante. Ma è una fake news, è comunque molto brutto. È molto brutto e capisco anche... Ma ti anche... hai distrutto il gioco, nel senso, ti ha ammazzata sto gioco. No, mi dispiace. Comunque recentemente pure una cantante si era sentita male perché si tratteneva un pedo. Ma lui è con noi. Qualche anno fa frequentavo una ragazza, era piuttosto strana, a volte... spariva per diversi giorni e la cosa mi ha reso molto sospettoso. Un giorno, per pura coincidenza, conobbi in un'aula studio un ragazzo e a un certo punto, parlando del più del meno, stavamo parlando di ragazze e feci una descrizione di sta ragazza che frequentavo e lui, abbastanza sorpreso, mi chiese come si chiamasse. Ricordo che nel momento in cui mi chiese di vedere il suo profilo e glielo mostrai, la sua espressione cambiò drasticamente e mi disse che era la sua fidanzata. Scoprimo insieme che lei aveva un terzo ragazzo, al che noi tutti e tre ci siamo incontrati, ci siamo fatti un... Pensavo aveva... Un seguone di gruppo! Selfie, gli mandammo questo selfie e tutto quello che aveva lei da rispondere era... Bella camicia. No, questa è una storia molto delicata. Questa triangolazione a me non piace. Voglio parlare onestamente. C'è stato un periodo... Dove tu hai triangolato? La figura geometrica aveva molti lati. Un decagono. Andiamo... A interrogarci sugli angoli. È un lavoro a tempo pieno di frequentazione. E soprattutto anche devi avere una certa prestanza fisica. Però posso dirti una cosa? Cazzi tuoi. Ti dico questo, caro amico mio. Se le persone all'interno di questa figura geometrica, chiamiamola così, sono coscienti, consapevoli, concordi, allora guarda, io ti faccio una sfera. Vai subito all'altra. Se queste persone non mi sono consapevoli e tu sei l'unico stronzo, tu sei il goniometro, il compasso di questa figura geometrica, e allora mi sei una un pezzo di merda. E lei, palese, che è un compasso. Era chiaro che fossero frequentazioni. Ma chi? Ma ha esordito dicendo la non mia... Non lei, storia. Parlo di me! Ah, quindi, certo, di base... Rispetto, parola hashtag rispetto no, per no, tutti. No, rispetto. Cioè, quello che sto dicendo io frequentavo e quindi mi sono divertito e magari ho frequentato per un mese, due mesetti prima di dire mi alzo da questo tavolo anche perché non so più non riesco più a sedermi. Lei aveva messo le basi in tre scarpe. Come cazzo fai? Come fai? Ma è un lavoro a tempo pieno, molto raga. Molto complicato. E però sai chi lo potrebbe fare? Cecilia. Questa puntata, ragazzi, è un cerchio che si chiude. Noi siamo partiti da Cecilia che voleva la mattina. Voleva prenderlo e non solo. Ogni giorno. E si chiedeva perché non esistono uomini in grado di soddisfare. Prima non te l'abbiamo data, Cecilia. Clelia, prima non te l'abbiamo data la risposta, ma noi ora siamo qua per dartela. Tu hai tre camere, io nessuna quindi. Noi dobbiamo arrivare alla fine di questa puntata per darti una risposta. E la risposta è questa, Clelia. Devi essere una forma geometrica. Sì, l'esagono che... Allora, sì, l'esagono che la sonometria cavaliera che ti eri immaginata potrebbe racchiudere. Parole sagge. No. Dai che ci arriviamo. Allora... Mi sono dimenticato perché volevo dire una cosa. Tornando a questa storia e alla povera Clelia, questa storia aveva un inizio. Cosa? Sì, la Clelia. Sì, la Clelia. Non capisco da dove arrivare, se no ti indirizzerei. No, Camilla, io direi che siamo arrivati alla fine di questa puntata, mm-hmm. Ok?
Io ti ringrazio di cuore. Grazie a voi, ragazzi. Per esserti messa proprio a nudo e a servizio soprattutto di quelli che sono stati poi tutti quanti i messaggi che ci sono arrivati. Grazie, ragazzi, veramente, per averci rimandati. Se volete delle domande alle quali poi non ricevere risposta perché Camilla non darà altre risposte, scrivete qua sotto, risponderò io. Detto ciò, ragazzi, noi ci vediamo sempre qui, non so quando, con un altro ospite ma meno brillante. Bravissima. Ciao.